Ne approfitto della tua presenza per provocarti, mi piace provocare e mi auguro prossimamente anche di poterlo fare con qualcuno dell'amministrazione a partire dal sindaco Miccichè. Il sindaco in questo breve periodo, sono passati appunto 3 mesi dall'insediamento, no? Qualcosa in più, immagino. E siamo quindi ai famosi primi 100 giorni, si è molto rivolto all'ordinaria amministrazione. Io quando tu eri sindaco più volte ti chiedevo di occuparti anche dell'ordinaria amministrazione e mi riferisco per esempio all'illuminazione dei palazzi, l'archivio di Stato, la biblioteca comunale, il Palazzo dei Filippini e tante altre piccole cose e poi colpiscono tantissimo. Io sono molto contento di questo. Allora la domanda che ti pongo è, aggiungo tra le altre cose anche la potatura degli alberi al viale e come dire, e rimettere. Quello è un residuo dell'amministrazione, No, non fammi presumo. commentare, sì, e parlo in generale delle piccole cose che poi diventano però grandi cose se per tanto tempo non sono state, come dire, seguite. Ti chiedo, ma perché durante la tua sindacatura queste piccole cose, che per me sono grandi, ripeto, non si sono mai effettuate? Ma vedi, io purtroppo vedo che si fa in fretta a dimenticare, anche un giornalista e cronista attento come te dimentica da dove veniamo. Cioè, dimentica per esempio che noi abbiamo vissuto una stagione di 5 anni dove tappare una buca era difficilissimo finanziariamente. Ci siamo trovati in ben due occasioni, nel 2017 e all'inizio del 2019, sull'orlo di dover tutte e due le volte dichiarare il dissesto, con delle comunicazioni che dovette fare il responsabile degli affari finanziari alla Corte dei Conti. Nessuno probabilmente già ricorda che finanche fare un albero di Natale ad Agrigento bisognava rivolgersi ai terzi perché il Comune non era nelle condizioni di poterlo fare. Cioè, abbiamo vissuto una stagione drammatica dove l'unico merito probabilmente che abbiamo, il merito maggiore, è quello di aver avviato una forte e importante operazione di risanamento del bilancio, finalmente seria, non a chiacchiere, e aver consegnato una quantità di liquidità di cassa passando da meno 5 milioni che avevamo quando ci insediamo e quando ci consegnò il verbale la dottoressa Giammanco, a qualche cosa come oltre 14 milioni di cassa che consegnammo noi alla nuova amministrazione. Ecco, questo è il paradigma e la diversità delle cose. Poi, quando l'azione di risanamento comincia ad arrivare, fare il decoro urbano, l'ordinaria amministrazione è molto più semplice. Per esempio, facevi riferimento agli alberi, alle potature, al Viale della Vittoria, hanno cantato tutti, ecco, è arrivata l'amministrazione nuova, ci sono stati gli alberi. Peccato che erano impegni di spesa della precedente amministrazione, perché già cominciavamo ad essere nelle condizioni di poter fare spesa. E così, anche sulla vicenda delle nuove imposte che noi abbiamo avuto senza gravare sui cittadini, sugli agrigentini, mi riferisco al caso della tassa di soggiorno, da tutti avversata, una città turistica come Agrigento non l'aveva, combattendo contro tutto e tutti l'abbiamo inserita e adesso anche quelli che criticavano l'inserimento adesso si muovono per la gestione di queste risorse finanziarie. Ecco, la risposta sintetica è oggi viviamo una condizione finanziaria che è enormemente diversa rispetto a quella che abbiamo ereditato, non a chiacchiere, basta leggere i due verbali, quanto abbiamo ereditato e quanto abbiamo consegnato, non le fumisterie di bilancio. Se mi passi la battuta, tu hai praticamente apparecchiato È così, è così, la è tavola. così, Però lo sapevamo che. Ma non credevi di noi, non essere nuovamente tu a sederti. obiettivamente, noi pensavamo di avere continuità, ma nella vita io penso che sia fondamentale una cosa, cioè costruire. E tutte le volte che costruisci, te ne vai poi con la coscienza a posto. Qualcuno mi dice: ma perché hai sollevato la questione del bike sharing? Perché non li lasci sbagliare e poi magari criti? No, perché io ho passato giornate intere della mia vita impegnandomi dentro quelle mura municipali per ottenerle quelle risorse. Quindi vorrei vedere che mio figlio, che i cittadini, che i turisti possano utilizzare quel servizio verso il quale io ho fatto qualcosa, ci ho messo del mio. Ecco, questa è la diversità con cui affrontiamo le questioni oggi. Qual è la stagione che ti affronti, che affronterai prossimamente come politico in considerazione del fatto che, per esempio, a Porto Empedocle ci saranno tra non molto elezioni comunali, ti
tra 2 anni ci saranno le elezioni regionali e subito dopo le politiche. Oggi tu sei consigliere comunale, ma occhi e croce, per come ti conosco, non credo che tu non faccia nient'altro da qui alle prossime scadenze. Allora, io ho accettato l'idea di continuare a fare il consigliere comunale ad Agrigento perché, onestamente, proprio per le cose che ho detto un momento fa, dopo aver tanto investito in attività di risanamento e anche di cattura di una serie di finanziamenti, alcuni dei quali sono già cantiere, li abbiamo appaltati noi, altri sono in fase di appalto, eccetera, mi pareva giusto che si desse questa continuità, non l'idea per cui, siccome le elezioni non le hai vinte, scappi e non te ne disinteressi totalmente. Per cui, diciamo, questo è stata un po' la scelta che abbiamo voluto fare. Ora, io nella vita non devo raggiungere un obiettivo e per forza, per cui devo fare carriera politica ad ogni costo. Però la politica è una malattia. Io non sono gravissimo. Sono una persona che ha avuto sensibilità in questo senso sin dai banchi della scuola, che continuo a coltivarla, cioè quel senso critico delle cose che mi stanno intorno. Mi piace ragionare con altri amici, persone che sono nelle istituzioni, che si trovano in latitudini diverse della nostra penisola, e lo faccio volentieri perché questo mi arricchisce. Il futuro vedremo cosa accade, però il futuro è sempre bello. Io investo sempre nel futuro in termini di speranza. Mi dai atto del fatto che è finito il tempo del civismo, cioè tu, per poter, come dire, fare prossimamente politica, hai bisogno di un contenitore. Non riesco ancora oggi, ne abbiamo parlato altre volte.